Ciao a tutti, oggi parliamo di Exit 8. Il titolo è ambientato nei corridoi di una stazione dei treni o degli autobus. Apparentemente sembra anche normale, ma si scoprirà ben presto essere abitata da presenze maligne, chiamate anomalie. Ah, vi ricordo, prima di cominciare con il video, di lasciare un like e di attivare la campanellina al canale, perché se non lo fate, questa notte vi immedesimerete nel personaggio di questo orribile gioco. Il compito del giocatore sarà quello di raggiungere l'uscita numero 8, ma per farlo dovrà rispettare tre semplici regole. Non fissare le anomalie. Se si individua un'anomalia, tornerà indietro. Se non si individua un'anomalia, andrete avanti. Il nostro obiettivo è quello di uscire da questo inferno il prima possibile e nel minor tempo possibile, ovviamente. Nel caso queste regole non dovessero essere rispettate, si ritornerà al punto di partenza. Le anomalie possono essere vistose o nascoste, a seconda dei casi. In un trova le differenze in salsa horror che vi farà dubitare persino di voi stessi. Dopo i primi minuti di gioco, sarà del tutto naturale provare sensazione come di paura, spaesamento e angoscia. Ma il sentimento più forte rimarrà quello della perturbazione. Ma perché la stazione di The Exit 8 genera sensazioni così spiacevoli a noi che giochiamo a questo titolo? Quando giochiamo, siamo consapevoli di trovarci all'interno di un mondo virtuale. Se la resa grafica risulta quasi indistinguibile dalla realtà, come potete vedere all'interno di questo spezzone di video che vi sto per facendo mostrare, il nostro cervello farà fatica a processare l'informazione, generando in noi un senso di turbamento, un senso di ansia veramente molto molto importante. Un altro aspetto degno di nota è l'utilizzo degli spazi liminali, ovvero le backrooms, quelle che vi ho portato anche un video a riguardo, ve lo lascio magari linkato qui sopra se volete darci un'occhiata, o magari per chi non sa di che cosa si tratta. Sono di luoghi di transizione tra il prima e il dopo, che possono generare sensazioni piacevoli o di disagio. Uno spazio liminale, o dette anche backrooms, possono essere il corridoio di un ospedale che divide i reparti, l'hall di un hotel deserto, o appunto, come in questo caso, di una metropolitana. Ma tutti di noi conosciamo questa foto che vi sto mostrando ora. Questa è un chiaro esempio di backrooms e questo gioco è più o meno la stessa essenza. Sono almeno 6 degli elementi caratteristiche dello spazio liminale. Il primo è l'assenza o la scarsità di oggetti di arredamento, come possiamo vedere all'interno di questo gioco. Il secondo è la ripetizione, come i corridoi, appunto, della stazione che si ripetono all'infinito. Il terzo è il posizionamento degli oggetti, che può essere casuale e quindi generare inquietudine. All'interno comunque di questo gioco possiamo trovare una persona che cammina innanzi a noi, una persona che sembra non avere vita, sembra non avere animo, sembra andare via per una sola e unica direzione. In seguito abbiamo la dimensione degli oggetti, che possono distorcere il nostro senso dello spazio. Ultimo, ma non ultimo, la distorsione controllata di elementi ambientali. Infine, la totale o parziale assenza di vita umana, oltre a quella persona che cammina, che secondo me, secondo tantissime persone, non si tratta di una persona umana. Non giocate assolutamente a questo titolo. Si tratta di un gioco veramente molto molto disturbante e spaventoso, che ai più deboli può provocare ansia e angoscia per tutta la vita. Lasciate un like se questo video vi è piaciuto e vi ricordo di attivare la campanellina, come vi ho detto prima, per non perdervi i prossimi video in uscita, perché in questo 2023 siamo tornati veramente in gran forma. Grazie per la visione di questo video, fatemi sapere cosa ne pensate, e al prossimo video, perché nei prossimi video verrà fuori dei video veramente molto spettacolari che ci tengo tantissimo, quindi mi raccomando, attivate la campanellina e fidatevi, faremo delle cose veramente incredibili. Grazie a tutti per la visione, noi ci becchiamo al prossimo video, ciao a tutti.